doti di chiaroveggente o di rabdomante, vado da Ciro Venerato per capire se vedremo prima o poi una nazionale che vinca e che gioca bene. Ciro, buongiorno. Buongiorno Ciro. Buongiorno, chi è dall'altra parte? C'è Valeria, c'è Valeria con me. Ciao Valeria, sono io, buongiorno Ciro, ciao. Ciao. Allora, che noia sta nazionale, mamma mia. A parte che, devo essere sincero, siamo ancora alla prima partita, insomma, le prime partite del ciclo Mancini, e quindi a me in generale non piace dare sai cosa? Non si vede uno il problema spunto, è un altro. Non si vede un... Ma il problema è un altro, è che non ti do giocatore. Cioè io non vorrei stare qui a difendere Mancini, che tra l'altro non è esattamente l'allenatore mio ideale, e questo tu dovresti saperlo benissimo. Però faccio sì, un ragionamento. Mi sembra onesto, di avere una certa io. Idea su quello che è il tuo allenatore ideale. Io credo che in assoluto il nostro calcio esprima poco o nulla, perché se ci aggrappiamo ancora a Balotelli e si parla ancora di Balotelli, dobbiamo farci una domanda e darci qualche risposta. Poi ci sono secondo me dei giocatori che sono funzionali all'interno di uno schema ben collaudato. Insigne, che tutti noi giustamente consideriamo un top player, lo è stato tale solo con la maglia del Napoli e con determinati allenatori che l'hanno valorizzato all'interno del 4-3-3, ovvero sia Zeman e Sarri. Prima e dopo si è visto un buon Insigne, ma mai un Insigne diciamo esplosivo senza questi due allenatori. In nazionale tracce di Insigne ne ho viste poche, idem Jorginho, giocatori che hanno fatto bene in determinato modulo. Quindi va ricercato tutto un modulo che consenta ad alcuni giocatori di esprimersi al massimo, e questo ovviamente richiede tempo, richiede allenamenti e richiede ovviamente un gruppo coeso, una formazione di titolarissimi. Quando Mancini, bontà sua, l'avrà trovata, dovrà lavorare su questo, fermo restando che però che il livello medio del nostro calcio è quello. Chi ha fatto della regola l'eccezione è stato solo un fuoriclasse della panchina come Antonio Conte, che portò in semifinale una nazionale che meritava al massimo gli ottavi. Ma al massimo gli ottavi. Senti Ciro, però senza andare troppo ad infierire, perché ti conosco, quanto t'ha fatto sorridere sentire in giro che Ancelotti sta sbagliando, che il suo modello di gestione è sbagliato, ma siamo sicuri che è l'uomo giusto per Napoli? No, perché io quando sento ste cose io non so se ridere, piangere. Cioè noi ogni tanto forse perdiamo di vista chi è cosa e cosa rappresenta nel mondo del calcio. Sono, insomma, glisserei su... No, ma perché sai, a volte arrivano anche da autorevoli o presunti tali opinionisti queste idee un po' folli, un po' bizzarre. Allora, io faccio un ragionamento un po' più, cioè, più razionale. Mi sforzo sempre, tu lo sai, durante i miei collegamenti, durante il mio lavoro, di essere sempre razionale, di lasciare sempre il cuore da una parte e far ragionare ovviamente il cervello, perché è questo che richiede il mio lavoro e la mia etica. Allora, Ancelotti è un allenatore di grandissimo spessore, è venuto a Napoli con un progetto ben chiaro che gli ha chiesto la proprietà: valorizzare tutta la rosa e non solo parte di questa. Ha accettato questo progetto e deve ovviamente portarlo avanti. Io personalmente, l'ho detto anche pochi giorni fa a te Marco, avrei evitato di gettare subito nella mischia i nuovi arrivi e quindi il mini turnover in una gara difficile, secondo me, forse sottovalutata, come quella di Genova, di Marassi contro la Samp. Avrei aspettato la sosta, ma è questione di lana caprina. Sì, infatti. In generale, Ancelotti, secondo me, può fare l'allenatore del Napoli per un motivo. Non è il classico gestore da grande club, nel senso che nella sua prima parte di carriera non ha fatto il gestore, ha fatto l'allenatore e l'artigiano a tempo pieno. Prima come secondo dell'artigiano per eccellenza del calcio mondiale, Arrigo Sacchi, poi come allenatore di Reggiana, Parma, ma anche allo stesso Milan. Basta vedere come giocavano a memoria certe squadre. Ha fatto un po' più il gestore, credo, a Parigi, a Madrid e a Londra, meno al Bayern, dove comunque c'era un gioco collaudato da Guardiola. Quindi da questo punto di vista, che il Napoli non ha preso Mourinho o il trapattone Ande Litteram o Capello, cioè allenatori che oggettivamente sono gestori. Lui è un tecnico che è riuscito a essere bravo sia come artigiano che come gestore, quindi può far bene, poi ovviamente dipende anche dalla qualità dell'impianto. Non so, e qui arriva la parte mia razionale, se questa rosa può davvero ruotare 20 elementi
senza pagare il fio, senza pagare il dazio al turnover. Ciro, sai perché ti stimo tantissimo? Perché senza che io ti portassi sull'argomento, sei riuscito a individuare quello che, secondo il mio modestissimo parere, è il vero problema. Cioè non è tanto capire se Ancelotti è l'uomo giusto per il Napoli, è una cavolata enorme, cerco di essere quanto più edulcorato possibile nel esprimermi in questo momento, ma capire se il suo modello di gestione, che è stato preso da De Laurentiis, perché è De Laurentiis che ha voluto questo modello di gestione, cioè se a me piace la Ferrari, poi dopo devo avere anche la forza per metterci la benzina nella Ferrari, capire che devo avere la manutenzione giusta per la Ferrari, allora questa squadra è all'altezza di questo modello di gestione? Perché per me questa è la domanda fondamentale. Allora, io ripeto, qui ci sono i giocatori che possono ancora esprimere delle cose che vanno aspettate. Cioè, un as ha fatto vedere alcune cose interessanti, alcuni sprazzi di classe, alcuni spunti che potrebbero magari essere valutati più avanti. Diawara è sicuramente un prospetto importante, ma deve crescere, va atteso, va valutato. Amsic, di fatto è un nuovo Amsic perché sta vivendo una seconda vita calcistica, va valutato. Questo vale anche per Meret, che va atteso e capito, sperando che sia lui il portiere giusto, perché i primi due oggettivamente hanno lasciato più dubbi e perplessità che certezze. Così come tutta la fase ovviamente di gioco. Verdi deve essere inserito, perché gioca a Bologna è una cosa, gioca a Napoli, però è un giocatore che ha qualità. Quindi diciamo che è un discorso che è da work in progress. Il problema è che il campionato non aspetta il Napoli, ovvero sia la Juventus. Cioè, la Juve invece è una macchina da guerra, oliata, pronta, che secondo me ha purtroppo per i tifosi del Napoli ha buone possibilità di proseguire la sua scia di vittorie. E quindi il Napoli, nel momento in cui ha un allenatore nuovo, che ha un progetto nuovo da portare avanti, dei giocatori bravi, ma giovani, o comunque neofiti, che devono capire il gioco del Napoli, che devono capire la realtà metropolitana, questo un minimo di tempo lo richiederà. È giusto ricordare che anche Sarri nelle prime tre partite fece due punti addirittura, quindi, e poi ci ha regalato quello che ci ha regalato. Questo è l'unico problema. Credo che il Napoli possa comunque recuperare diversi giocatori, non so se tutti e 20 siano da Napoli, però penso che sui 15, 16, 17 Carlo possa lavorare. Per chiudere, una considerazione di Valeria. Sì, Ciro, ma per quanto riguarda il rinnovo di Zielinski e Milik, come vanno le cose? Ma Zielinski e Isai mi sembrano leggermente più avanti di Milik nel discorso, nel quadro dei rinnovi. Si lavora su Zielinski, diciamo, credo che ormai si aspetti solo l'annuncio, ma il 98% è stato fatto. Certo che se continua a fare gol tra nazionale e campionato rischiamo di fare il patatrac come commetto in Insigne, che partivano da una cifra e poi dopo si sono trovati a un'altra. Quindi consiglio a Napoli, insomma, di far fretta, visto che c'è un accordo di massima, di non perdere troppo tempo. Però diciamo che non mi aspetto sorprese, credo che si stia valutando solo l'importo della clausola da inserire, che potrebbe essere, insomma, superiore ai 100 milioni come anticipai poco tempo fa. Per Isai bisogna parlare con Giuffredi, ma c'è la volontà comune di andare avanti, magari meno sulle cifre. Credo che Giuffredi lavori sui 3 milioni e mezzo, 3 milioni, magari forse il Napoli ha idee leggermente diverse, però insomma si lavora per una sintesi, perché c'è volontà da entrambe le parti. Su Milik vediamo, mentre invece, per chiudere, sì, vi dico che le voci sull'Obokta su gennaio non sono campate in aria, nel senso che il Napoli continua a seguirlo. Tu sai che ieri abbiamo intervistato la gente che ci ha fatto un'apertura importante, ci ha detto se ne parla a novembre, ci ha dato come orizzonte. Il Napoli, allora, io confermo che il Napoli sta ancora seguendo l'Obokta per gennaio, questa è una certezza che ti do. Seguendo non significa che lo prenderà sicuramente, no, meglio chiarire. Però che, perché? Perché ovviamente è un discorso tecnico. Valuterà il rendimento di alcuni centrocampisti, segnatamente credo che siano Amsic e Diawara, quelli secondo me gli osservati speciali, e poi in base alle valutazioni che darà il campo, che farà soprattutto ad Ancelotti, le relazioni tecniche che farà Giuntoli e poi De Laurentiis, il Napoli deciderà se affondare il colpo col Celta Vigo. Vorrei ricordare che a gennaio non vale la clausola che invece valeva quest'estate, e che più o meno secondo il Napoli il giocatore ha una valutazione che più o meno si avvicina tra i 25 e i 30 milioni. Perfetto. Però il Napoli c'è. Perfetto. Il Napoli c'è, non sono voci artate, non sono voci messe così, tanto per il Napoli segue,
questo Obokt, aggiungo io che credo, magari conoscendo come lavora il Napoli, e magari lo scopriremo più avanti, che magari seguirà l'Obokt e altri profili tatticamente simili all'Obokt, perché è ovvio che tu una via di fuga, se saltasse la prima opzione, devi sempre averla. Perfetto Ciro, grazie mille, è a tutto voi. Chiaro. Ciao Ciro, buona giornata. Salutiamo Ciro Venerato e sulle sue ultime parole.